prego, prego. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno amici di San Giovanni Rotondo.net.it. Partiamo quest'oggi con l'appuntamento della rassegna stampa. Buongiorno a tutti, apriamo con Antonio che oggi è ammalato e non ci è potuto venire a trovare. Abbiamo una diapositiva che ci ha appena mandato. Ecco, qua. Qui a febbraio le prese con i termometri vari. Ho scritto ci mangi per dovere, Massimo Pellegrini. E qui ho vinto, ha vinto la Juve, figuriamoci se non c'era la roba. Questa è venuta la febbre. Qui sono le sentenze che abbiamo buttato. La febbre della zebra, cioè. Comunque, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata della rassegna stampa. Quest'oggi abbiamo un ospite d'eccezione, il nostro fan numero uno, Alessandro Barbaro. Alessandro. Io ti ho dato un piccolo omaggio dal mio negozietto, è un logo bellissimo. E abbiamo il motivo. Sì. Voi siete qui. Paoli, ciao da io. Okay. Naturalmente salutiamo Maria Pia, Nicola che ci è venuto a trovare, anche lui. Buongiorno. E il mio nuovo socio. Sì. Salatato. Con questi due anchorman è difficile stare dietro, io farò del mio meglio. Diciamo più anchor che me. Oh, fate serio oggi. Venghino, iniziamo subito con la rassegna stampa di oggi. Corriere della Sera. Istat, siamo 59,5 milioni, triplicati gli stranieri. Le donne sono 2 milioni in più e questa è un'ottima notizia perché... Almeno per noi maschietti, Maria Pia ce ne vorrà, però andiamo avanti. Antiamo. Allora, Rubi, 4,5 milioni da Berlusconi. Un appunto in cui allora 17enne Karim El Marrouk elenca d'ottobre 2010 quando lo scandalo del Bunga Bunga è già scoppiato. In pratica, tra i foglietti, facendo la somma dei foglietti e dei pagamenti, si arriva quasi a 4,5 milioni, almeno stando questo foglietto. E la patata paga, amici. Ecco, però, se non paga quello. Poi abbiamo qui, il cieco è malato, riesce a fuggire, così Chen ha dato scacco a Pechino, l'impresa rocambolesca del dissidente più sorvegliato di Cina. Questo appunto a dimostrare che persino i cinesi ogni tanto si fanno fregare. Adesso hanno cambiato nome, Cine Yu. Cine Yu. Poi cosa abbiamo più? Abbiamo una notizia... La notizia di Sacchi, dov'era? Oggi qui a San Giovanni c'è la festa del bersagliere. Eccola qua, Salvatore. Ecco, sì. Delucidati su questo. Sacchi, un calcio da rifondare. Lezioni a Bari dell'ex CDD sono poche, gli stranieri troppi, ci manca ancora un'identità forte. Il tutto assume poi una particolare rilevanza perché si pensa che Guardiola, l'ex allenatore del Barcellona ormai, si sia dimesso proprio per questo, per lo stress nel calcio. Guadagnano molto, fanno una vita da napa e si stressano. Dio, ma com'è sto mondo? E il mondo è quello che ci ha portato Alessandro. La palla. È una palla, non è solo il mondo. Non Pio, passami il mondo, passami il mondo. Ci sono tante cose. Ecco la calcio. Io stamattina vado a parlarmi nel calcio, c'è stress. Andiamo avanti, dai ragazzi. Chi è stress? Qui. Il nuovo allenatore a San Giovanni. Allora, sulla gazzetta. Cavamo presso la gazzetta. Eccola qua. Delitto di Via Poma, Salvatore, sì. Volevi... Beh, questa è la notizia, se vogliamo, anche più importante della giornata. Delitto di Via Poma, assoluzione per Busco. Assolto per non aver commesso il fatto, una sentenza ampiamente prevista, quella emessa dalla prima corte di assise di appello di Roma, nei confronti di Raniero Busco. L'uomo era accusato e condannato in primo grado a 24 anni, quindi torniamo seri, insomma. Insomma, sono passati 24 anni per una storia. Se vogliamo, ecco, non si sa cosa realmente sia accaduto. L'Italia ha tantissimi problemi. Passiamo a me, economici, sociali, però ragazzi, c'ha tantissimi problemi e non poteva mancare un problema. Il problema principale è la stampa deve occuparsene. E ciò che gli italiani hanno proprio nel cervello. Eccolo. In modo col ragazzino che ha soffiato a Emma. Chi è? La showgirl
Diciamo chi è Emma innanzitutto. Sì. Questa notizia merita. Infatti, come si chiama? Conoscete tutti Emma, la vincitrice di quest'anno del festival, è arrivata a Belen, che si è definita una ambulante, e lo ha comprato il fidanzatino, questo. Andiamo avanti, quindi andiamo sul mattino. Vediamo cosa ci propone il mattino, stamattina. Mattina è fatta notte. Estorcevano denaro al cugino, padre e figli della famiglia Frascolla, finiti dietro le sbarre. Dove vuoi che te lo faccia il buco? Incredibile, un incredibile... Non è commentabile. Non è commentabile, vero? Assolutamente. Dove che te lo faccio? C'è un accenno qui al taglio del nastro per la nuova fiera dell'agricoltura, ospite d'eccezione il sottosegretario alle politiche agricole Franco Braga. Famosissimo. Oh, a proposito di Braga e compagnia bella, ragazzi, mi hanno mandato i fan, qua delle fan. Sì. Questo è qua, uno è per Antonio e uno è per Pio, ce l'hanno mandato la settimana scorsa. Che bello! Oh. Questo è da Antonio. Questo è di Antonio. C'è il nero, quello è più nero. Eh sì, perché è rosa. Questa è la smutandata, è bellissima. Questo le nostre fan, come vogliono bene. Grandi le nostre fan. Andiamo avanti, le Tremiti ancora sotto attacco, dopo il cemento tornano le trivelle, appunto si è parlato nei giorni scorsi della messa in vendita di alcuni ettari delle isole Tremiti, e adesso diciamo accantonato, o forse no, il problema del cemento, torna in auge la questione delle trivellazioni nella ricerca del petrolio, è una cosa che non si deve fare. Posso essere proprio in grazia del viso, ma quel viso non manca. Quando tu dici vai su un'isola per stare tranquillo, l'affermazione più sbagliata. Andiamo qui invece all'allarme che ci riguarda purtroppo i giorni nostri. Sono stanco di vivere con un euro al giorno. La richiesta d'aiuto del manfredoniano Luciano Vairo, costretto a soggiornare in una baracca fatiscente. Ma no. Ecco qui come è costretto a vivere questo signore, alla faccia degli stipendi loro, di chi ci vuole, e anche di Sacchi che si stressa e di Guardiola che si stressa. Questo non si stressa, ma lancia un grido di allarme. Ma per Guardiola ci sono speranze di venire a San Giovanni, secondo voi? Beh, ragazzi, le ultime notizie che ci giungono, mi sa che anche mister Centra sta tremando, quindi Guardiola potrebbe esserci uno scambio tra le due società. Ma speriamo. Salutiamo Michele Centra. Ciao Michelino. Andiamo a Guardiola. E qui chiudiamo un mattino col Foggia che allontana la paura. Dopo la pessima prestazione di Sorrento, i rossoneri sperano di partecipare alla festa del Liberati, ossia con un buon risultato dovrebbero essere matematicamente salvi. E quindi andiamo più avanti, andiamo ad altre notizie prese da internet. Questa ci riguarda da vicino. Salta in aria l'auto del maresciallo, paura nella notte a Cerignola. La defragazione ha svegliato la città, danni a vetture parcheggiate ed edifici prospicienti. Si spera nelle telecamere di qualche negozio per identificare gli attentatori. Ancora un imprenditore edile che si uccide con un colpo di pistola. Cominciano a diventare davvero troppi le vittime della crisi, sia operai che imprenditori. E poi a Firenze abbiamo si butta dal tetto della casa e il fidanzato prova ad afferrarla, finiscono entrambi al pronto soccorso, ma non sono in pericolo di vita. Andiamo avanti. Poi abbiamo l'interrogatorio show di Irvine sulla lista con Moratti Junior. Nel 2008 infatti Moratti Junior e Irvine hanno avuto una colluttazione, diciamo, e ora sono finiti appunto davanti al tribunale. La testimonianza di Irvine dice che non si era accorto di arrivare alle spalle, ha perso l'equilibrio mentre prendeva colpi alla testa e solo dopo ha reagito colpendo alla cieca. Quindi la testimonianza di Irvine, con tanto di gestualità, si trasforma in una specie di show nel tribunale. Meno male che non faceva in pista certe cose, scusatemi. Mentre la versione del figlio, appunto, diciamo che il Moratti in questione è il figlio di Letizia Moratti, l'ex sindachessa, sceriffa, non lo dico. Sindachessa, sì. Sindachessa di poi il blitz a concerto di Tiziano Ferro, 55 lavoratori in nero su 109, è quello che hanno scoperto i carabinieri al Palamalco di Caserta per il concerto del popolare cantante. Trovati inoltre altri 22 lavoratori irregolari. E secondo me al 1° maggio che succede? Ma ci saranno 1 milione di lavoratori in nero, tutti precari, tutti precari sul palco. E non dei sindacati, secondo le televisioni, la testa la richiesta del lavoro.
Vediamo alla chicca della nostra rassegna stampa, ovvero le notizie più leggere. Oggi abbiamo, allora cominciamo da questo. Ladri entrano in carcere e derubano i carcerati. Fonte autorevole, infatti è presa dall'agenzia Reuters. È successo a Dorn, una quarantina di chilometri da Amsterdam, dove alcuni ladri, introdottisi in una prigione, hanno rubato i carcerati. Questo perché si tratta di un carcere di transizione, dove i carcerati scontano l'ultima fase della loro pena. E appunto hanno il weekend libero uscendo da queste carceri. E appunto i ladri hanno approfittato di questi weekend liberi per entrare nelle celle e rubare ai carcerati. Non si può stare tranquilli, ma anche in casa. L'ultima rieducazione. Ma diciamo che gioielli, cosa è? Ma non lo so. Poi andiamo avanti, questa pure è potentissima. Guarda documentario sulle scambi di coppia e vede i suoi genitori. La maggior parte dei teenager fa fatica a prendere in considerazione l'idea che i propri genitori possano essere sessualmente attivi. Potete quindi facilmente immaginare lo shock di una quindicenne tedesca che, guardando un documentario sulle scambi di coppia, si è ritrovata a vedere un'intervista ai suoi genitori all'interno di un club. La coppia tedesca ha fatto caso alla RTL, il canale che ha smesso in onda, sostenendo che avevano accettato di essere ripresi perché avevano capito che i volti sarebbero stati oscurati. Fa tutto parte del progetto educativo tedesco. Modello tedesco. Poi l'altro fa esplodere cabina elettrica urinandoci sopra, rischia la vita. L'incidente ha causato inoltre un blackout in oltre 2000 abitazioni. Harper stava effettuando con un complice un furto di rame a Leicester, in Inghilterra centrale, quando appunto gli scappava la pipì e ha deciso di farla all'angolino dietro. Se non che l'urina ha mandato in corto il trasformatore, che appunto è esploso, e Harper è stato avvolto dalle fiamme. Il suo complice si è dato alla fuga, ma è stato ripreso subito dopo. Si chiama Boyce, l'altro ragazzo. Però Harper, dopo le lunghe cure, è guarito, è rimasto sfigurato dalle ustioni. Però se non altro, tutto ciò gli ha fatto avere una clemenza del giudice, che ha condannato il suo complice a 4 anni di reclusione, mentre ha condannato Harper a un solo anno, spiegando: mi sembra che lei sia stato già abbastanza punito per quello che ha fatto. E poi questa è la chicca finale, ragazzi. Il poliziotto insegue se stesso. L'esperienza di un agente di polizia ha portato all'avvio di un lungo segmento che non poteva avere successo. Un giovane agente inglese era stato messo in servizio alla centrale di videosorveglianza, da dove vengono monitorate le aree della città. Quando ha visto un uomo comportarsi in maniera sospetta, ha avvisato un agente presente nell'area, al di fuori del recinto, dando un'indicazione dove fosse il sospetto e che stava fuggendo intorno al palazzo. Solo che il giovane agente non si era accorto che il sospetto, altro che non era, un suo collega in borghese che stazionava lì davanti, che appunto faceva il perimetro intorno. E ci sono voluti oltre 20 minuti perché i due agenti si rendessero conto di cosa stessero effettivamente inseguendo. Alessandro, poi abbiamo una lista di annunci strani, di comparsi. Ce li vuoi leggere tu, Alessandro? Dobbiamo fare qualche annuncio? Sì, sì, vai. Ci sono inserzioni pubblicate su vari giornali. Inserzioni simpatiche. Ah, inserzione giornalistica. Cieco occhio destro cerca cieco occhio sinistro per scambio di vedute. Poi, circo cerca clown, massima serietà. Fratelli siamesi conoscerebbero signorine disinibite per amore di gruppo. Scambio vecchia nonna ottantenne con 4 nipotine ventenni. Cosa che mi fate leggere? Anch'io vorrei avere una nonna comunque. Salutici te. Due scozzesi al mare scommettono su chi rimane più a lungo in apnea sott'acqua. Ripescati ieri i due corpi. Esplode scatola di piselli al supermarket. 5 donne incinte. dopo questo esilarante intervento. Ma leggia qualcosa, scusi un attimo, leggia qualcosa e all'improvviso si è aperto. Eccolo qua. Ah, Antonio. In videoconferenza. Ci è venuto a trovare Antonio. Ciao Antonio. Forse vuole gli slip. Là. Buongiorno, benvenuti amici di Instagram. Coach. È vero, c'ha la febbre. Salutiamo Antonio. Comunque è rimasto un po'.
È rimasto solo. Sta a casa con la febbre a 40 e sta vestito, cioè non ho capito, non è stare col pigiama. È professionale, Antonio. Io volevo fare un invito ovviamente a venirmi a trovare in via Imbriani 8 nel mio negozietto. Niente, papà. Pappamondi. Oh, ringraziamoci a vicenda. Ciao, grazie. Vogliamo ricordare, Maria Pia, sì. Lo puoi leggere tu. Che il popolo norvegese, invece di inveire contro Breivik, ha dimostrato. Diciamo che praticamente. Una grande forza, scendendo in 40.000 sotto la pioggia. Sono scesi in 40.000 ad Oslo, sotto la pioggia, per ricordare le vittime del nazista Breivik, che sull'isola norvegese, appunto, fece una strage di attivisti della sinistra. Cantando. Sinistra locale. Cantando Rainbow Race. Cantando, appunto, Rainbow Race. Oh, vediamo la foto là che ci sta. Sì. C'è una foto. Bersaglieri non ci sono, vabbè, abbiamo un peccato. Ciao Antonio. Salutiamo Antonio. Sempre così, è rimasto. Bloccato. No, qua sta partendo il Totorasta. Ah, questo è il Totorasta. Quando diventeranno Abbiamo raste? Visto tantissime fontane ultimamente diventare delle raste a cielo aperto. Vogliamo lanciare il concorso di San Giovanni Rotondo Net. Vota la tua prossima rasta, ovvero la prossima fontana che diventerà una rasta. Già una candidata ce l'abbiamo. Poi questa non sarebbe male una rasta, perché effettivamente così non si può proprio sta guardare. Diventando un po' sa cenere. Sì, infatti. Vabbè. Salutiamo Alessandro che ci è venuto a trovare. Io vi ringrazio per l'invito. Salvatore, Nicola, Maria Pia e Pio. Emanuelito dietro la porta. Aspetta che esco. Con dito magico. Logicamente io pronostici non ne facciamo. Dai, fateli i pronostici, che le persone stanno già al train che stanno aspettando. Abbiamo due romani, due. Allora, facciamo così. La Roma aperta, ci abbiamo un derby. Ragazzi, sono le persone al train che stanno aspettando, dai. La Roma aperta. La Bugatti non vince. Chi ci sta più? Tira i piedi a qualche altro. Dai. Io e Milo si lascia passare loro. No. Ciao. Ciao, bello. Ciao.